Sono stata invitata al Biografilm Festival per presentare il mio ultimo libro che si chiama Eredità, una storia della mia famiglia tra l'impero austro-ungarico e il fascismo. Sono molto contenta di essere venuta qui perché è la prima volta che vengo a questo festival internazionale che mi sembra un'iniziativa estremamente importante anche in questo momento in cui l'Italia sembra così essere sempre più chiusa su tutti i suoi problemi, sulle sue crisi, sulla sua incapacità di crescere, di cambiare, di muoversi, di guardare avanti. E questa è stata una bella occasione invece per ricordarci che facciamo parte di un mondo più ampio, che facciamo parte di un'Europa che bisogna amare forse un po' di più e tutelare un po' di più. E in più è stata così anche un'occasione diversa di presentazione del mio libro perché io ho fatto alcune letture e mio fratello, che è un architetto e musicista jazz, ha suonato con il suo gruppo e quindi è stato anche un modo per coniugare storia, letteratura, musica con un pubblico molto attento e molto molto accogliente, quindi spero che questo Biografilm Festival ci sia anche l'anno prossimo. Se vengo invitata e se ho qualcosa da dire, verrò con grande piacere.